Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo uno dei piatti che si usa tantissimo durante le festività, in particolar modo quando andiamo giù in Basilicata, al sud. Sono i ravioli ripieni di ricotta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di farina 0 o 00, va bene. Io oggi utilizzerò la farina 0. Ci serviranno 250 g di ricotta vaccina, 250 g di ricotta di pecora, perché darà un gusto particolare ai nostri ravioli. Ci serviranno 6 uova, del prezzemolo tritato, sale e pepe. Preparate un ripiano da lavoro e mettiamoci subito a prepararli. Come prima cosa dobbiamo andare a condire la nostra ricotta, che poi copriremo con pellicola trasparente, la nostra ciotola, e la metteremo in frigo a riposare, che ci servirà poi una volta tirata la sfoglia. Andiamo ad aggiungere alla nostra ricotta il prezzemolo. Io questa volta utilizzo del prezzemolo congelato per comodità, ma va benissimo quello fresco. Un uovo, una generosa macinata di pepe nero. Il pepe bianco lo potete utilizzare comunque se volete un sapore più delicato, va bene comunque. E un pizzico di sale. Non esagero tantissimo perché la ricotta di pecora è saporita e darà un gusto deciso ai nostri ravioli. Con una forchetta andiamo a mescolare tutto quanto e poi mettiamo un attimo da parte. Io ho aggiunto anche circa 30 g di formaggio grattugiato, parmigiano reggiano, grana, vanno benissimo. Non l'ho menzionato negli ingredienti perché potrebbe esserci qualcuno a cui non piace il formaggio grattugiato all'interno, potete semplicemente ometterlo. La ricotta è pronta, l'ho assaggiata anche, se avrà bisogno di una giustatina di sale è perfetta. La copro, la metto da parte e ci dedichiamo alla sfoglia. Andiamo a rovesciare la farina su questo piano da lavoro. Creiamo un buco bello largo al centro e andiamo a rompere le uova. Con una forchetta andiamo a rompere leggermente le uova e andiamo a incorporare piano piano la farina. Io, come avete visto, non sto salando anche, non ho aggiunto sale perché la ricotta è ben saporita e mi piace lasciare proprio solamente quel sapore all'interno dei ravioli. Incorporate piano piano la farina e poi impasteremo insieme tutto quanto a mano. Quando vedete che la farina ha assorbito bene la maggior parte delle uova, pulite pure la forchetta e iniziate pure a impastare a mano. Ecco qui, abbiamo impastato la nostra pasta. Ora copriamola con carta trasparente, lasciamola riposare anche qua a temperatura ambiente in cucina per circa una ventina di minuti, una mezz'oretta. Nel frattempo io preparo la mia macchinetta per la pasta e poi tiriamo la sfoglia. La nostra sfoglia ha riposato una ventina di minuti, tagliamone un pezzo, poco alla volta mi raccomando, quella che non utilizziamo ricopriamola nuovamente. Schiacciamola con le mani, con un mattarello, come volete voi, e iniziamo a lavorarla con la nostra macchina per la pasta partendo dallo zero. Diamo qualche giro, stendiamola bene e poi andiamo avanti. Mi raccomando, stringete bene anche voi, se no fate come me e la macchina vi si muove. Spostiamoci piano piano ai livelli successivi e continuiamo a impastare.
prelevate questa quantità, circa un cucchiaino bello colmo di ricotta, e andiamo a posizionarlo in questo modo. Prendiamo un altro, distanziateli bene, se poi vi avanzerà la pasta dopo non vi preoccupate perché la andiamo a riutilizzare. Ora, con un colpo deciso, ma allo stesso tempo delicato, giriamo la sfoglia su se stessa, in questo modo. Cercate di sovrapporla in pari. Con una mano andate leggermente a schiacciare e a far fuoriuscire l'aria. Abbiamo richiuso la pasta su se stessa, abbiamo fatto fuoriuscire l'aria, l'abbiamo chiusa bene come potete vedere. Ora potete utilizzare uno stampo per ravioli come questo che ho io se volete fare dei ravioli più grandi, oppure una rotella come in questo caso utilizzeremo oggi perché vogliamo fare dei ravioli rettangolari. Allora andiamo a tagliare lateralmente tutto attorno con un colpo deciso, rifiniamo anche i bordi qui, togliete l'eccesso di pasta che riutilizzerete da impastare dopo, premete a metà circa e date un colpo secco, anche qui premete e date un colpo secco, anche qui e anche qui. E disponete i vostri ravioli su un piatto, un vassoio, per essere poi cotti. Io continuo piano piano e ci vediamo dopo al risultato finito. Eccoci qui, noi abbiamo preparato i nostri bei ravioloni, come potete vedere assomigliano quasi ai ravioli maremmani toscani, però al sud a noi ci piacciono belli grandi. L'acqua per i nostri ravioli sta per venire a bollire. Potete condirli come più vi piace, con qualsiasi tipo di ragù, di sugo semplice, burro e salvia, con dei funghi trifolati. Gustateli come più vi piace a voi. Noi aspettiamo che l'acqua venga a bollire, li cuociamo e ci rimangeremo tutti. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, che vi sia di ispirazione per le feste che stanno arrivando e casomai se li rifate anche voi mandatemi una foto, taggatemi, fatemi vedere il vostro risultato. Ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.